Consegna il compito. Si chiama Ferdinando ed è un robot anti-Covid al servizio sia delle scuole che delle famiglie. Si tratta dell'ultima creazione degli studenti dell'ISIS Fermi di Bibbiena, che risponde alle nuove necessità emerse con la diffusione del coronavirus. Silenzio, ascoltate la lezione. Con l'esplosione della pandemia e la necessità del distanziamento, l'idea è venuta a noi di creare un robot che possa essere un assistente sia al professore in classe sia in casa con un malato in isolamento di Covid, e quindi per portare anche in casa medicine, alimenti. Ferdinando è un robot umanoide programmabile dotato di un touchscreen da 10 pollici da dove possono essere impartiti i comandi. C'ha varie funzioni. La funzione è quella per consegnare compiti, che quando una persona metti il programma nel touchscreen e gli puoi dare la coordinata del banco e arriva a quel punto lì. È anche dotato di radiocomando e telecamera wifi, che lo rendono così estremamente funzionale anche in termini di sorveglianza. E questo è un sensore a infrarossi, misura febbre, così tutti gli studenti che entrano vengono verificati appunto da questo sensore che è il robot. Il robot inizialmente era stato realizzato nei laboratori della scuola, poi però a causa della pandemia i ragazzi hanno continuato la progettazione a casa. La loro professionalità che hanno evidenziato si è distinta ancora di più proprio per questa situazione particolare. Un progetto all'avanguardia, l'ultimo della scuola casentinese, che negli anni ha realizzato anche il seggiolino Salva Bebè. Noi dal 2005 che ogni anno riusciamo bene o male a costruire un robot, e secondo me anche migliorandosi ogni anno, applicando sempre delle tecnologie più recenti.